Molte vici, molti di spazio, video, distanziato.
compagnia Marino Pedroni del Teatro Comunale di Ferrara, che è la realtà che ospita, promuove e quant'altro, con estremo coraggio, una realtà davvero così estremamente interessante, però con l'aggravante di essere un teatro storico. Auguri. Buonasera. Sì, il Teatro Comunale di Ferrara è un teatro di tradizione, quindi nei discorsi che si sono fatti stasera capite bene che fa stride già quando noi siamo entrati, siamo stati tra i primi a entrare come partner anticorpi in questa bella esperienza. Abbiamo vissuto una situazione, stiamo vivendo ancora, di contraddizioni. Questa è una delle esperienze di Francesca, ma comunque dal 2006 organizziamo una piattaforma che ospita vincitori di concorsi, Francesca Foscarini, lo stesso Marco, esatto, sono stati presenti nelle nostre serate. Siete a un certo punto entrati in questa realtà che stava prendendo corpo in regione. Ne avete sentito la necessità, è stato uno spirito... È stata una necessità, cioè è arrivato il momento in cui la nostra riflessione sulla proposta in città ci faceva sentire una mancanza, un vuoto. Dalla metà degli anni Ottanta più o meno c'è un dossier, non sto a dire cosa abbiamo, chi abbiamo ospitato, abbiamo cercato di presentare ciò che accadeva nel teatro di una danza tedesca, fiamminga, olandese e non solo. Certamente mancava tutta un'esperienza italiana di teatro. Sì, perché sta facendo un'operazione che fa parte del tutto, mi spiegherà Francesca. Sì, della danza italiana, della danza dagli anni Ottanta in poi, insomma, perlomeno. E quindi avevamo ospitato, sì, Abbondanza Bertoni, sono stato visto precedentemente, Castello, tutta una serie di coreografi, però percepivamo che c'era un mondo che stava crescendo, giovani coreografi, e che noi non riuscivamo a intercettare in alcun modo.